Ciò che vi sto per raccontare potrà sembrarvi ordinario, ma nella mia storia l'ordinario si tramutò in follia. In quel periodo bevevo molto. Mi era stato diagnosticato un disturbo di personalità chiamato borderline. Avevo passato la serata in uno schifoso bar a torre spaccata. Ne uscii a carponi, mia ordinaria consuetudine. Parcollai verso la fermata del tram ad aspettare il notturno. Finalmente, dopo ore, arrivò l'atteso autobus. Grazie a Dio non c'era molta gente. Mi sedetti vicino all'autista. Gli chiesi se poteva avvisarmi una volta vicino a San Giovanni. Non c'è problema, rispose lui. Un vecchio dormiva seduto vicino a me. Poi all'improvviso l'autista frenò di colpo e lui si svegliò, imprecando come un dannato. Era una lingua straniera, ma dal suo alito e dal suo modo di parlare non mi era difficile capire che era ubriaco. Il solito vecchio ubriacone dell'est. Come vi ho detto, bevevo di abitudine, ma non perdevo mai la lucidità e disprezzavo chi lo faceva. Quel vecchio mi fissò con uno sguardo da strampo che sembrava gli stessero per uscire gli occhi dalle orbite. Poi mi rivolse la parola, biascicando alcol. Ovviamente gli dissi di non capire una parola. Con mia grande sorpresa, l'ubriacone cominciò a parlare italiano con un forte accento dell'est. Non c'è una fermata. Puoi provarci. Non capisco. Numero 106. Adesso vado. Ripeto, il solito ubriacone. Ma dovetti focalizzare la mia attenzione su ciò che vedevo fuori dalle vetrate dell'autobus. Non sembrava più Roma. Era un paesaggio pieno di costruzioni che non somigliavano per niente alla solita periferia romana. Spaventato, perché sicuramente avevo superato la fermata, prenotai subito quella successiva ed appena sceso, tutti intorno a me era deserto e desolato. Dove ero finito? Mi incamminai verso la fermata opposta dalla quale ero sceso con l'autobus. Camminai per ore e ore, ma niente. Il paesaggio rimaneva un deserto infinito di solitudine, mentre il cielo, a poco, cominciava ad annuvolarsi. Speravo di poter ritrovare la mia fermata. Ma era solo l'inizio dell'inquietante galleria di orrori che si sarebbe presentata. Nel mio lungo e frustante cammino, ad un certo punto, quella triste ed angosciante monotonia venne interrotta da un rumore in lontananza che, man mano che si avvicinava, diventava sempre più chiaro. Era il rumore di una carrozza e si sentivano anche il trotto di cavalli. Con il sospetto di essere definitivamente caduto nella pazzia, mi voltai e la vidi, una carrozza, ma non trainata da cavalli, bensì da tre bestie smunte e malsane, gli occhi completamente bianchi e la loro pelle sembrava si stesse imputridendo. Mi fermai pietrificato dal terrore e quando mi messo accanto riuscii a vedere chi la conducesse. Era una bambina. Anche lei smunta e malsana, con la pelle in putrefazione. Aspetta! Gli urlai quando mi passò noncurante. Lei fermò la carrozza, ruotò la testa fin dietro la schiena e mi disse: Roma di Costa non è un bel posto, Rita! Cominciai a correre, terrorizzato ed inquieto come mai. Il cielo incominciò anche a tonare. Ma non di toni normali, bensì di straziante urla umane. Avete presente quell'opera di Magritte, quella in cui piovono uomini in giacca e cravatta e bombetta? Giuro,
iniziarono a piovere carcasse di russi con i baffoni. Era loro che emanavano quelle urla strazianti. Tutto ciò, tutto questo, non ha senso. Ero nel panico più totale. Dovevo trovare un riparo. Correvo in mezzo a centinaia di carcasse umane che mi urlavano contro. Arrivai di nuovo alla fermata dell'autobus ed ecco lì lo stesso posto di prima. Come un'illusione, ci sei sfiatato. L'autobus era sempre lo stesso, quello che avevo preso in partenza. Il vecchio ubriacone era sempre lì, così come lo stesso conducente. Solo che non era più vuoto come prima. C'erano 8 moni che reggevano una colonna classica. Cominciai ad urlare, rivolto all'autista. No, non è possibile tutto questo! Non ha senso! Cosa diavolo mi sta succedendo? E poi soprattutto, che cosa ci fa una colonna dorica su un notturno? È una colonna ionica, ignorate!